Aforio, un nuovo colpo di scena ha investito la spiaggia di Cava dell'Isola, chiusa questa volta da un'ordinanza a firma di Vincenzo Rando ed emanata il 19 giugno 2014. L'arenile, già chiuso il 18 marzo 2014, a seguito degli smottamenti che si erano registrati sul costone sovrastante, era stato riaperto il 6 giugno scorso dopo i lavori realizzati dai privati e che enormi polemiche avevano alimentato a causa della paventata realizzazione di una discesa a mare. Ebbene, dopo 13 giorni e solo a seguito di un sopralluogo tenuto dai vigili del fuoco su richiesta non della pubblica amministrazione ma di semplici cittadini, la spiaggia è stata nuovamente interdetta ai bagnanti. Provvedere alla messa in sicurezza di tutte le aree interessate dal fenomeno, sottostanti e sovrastanti, previo transennamento con strutture fisse idonee. Monitorare periodicamente le zone limitrofe al costone stesso, comprese quelle potenzialmente a rischio per la presenza di abitazioni e strutture ricettive, impedire ai bagnanti di accedere alla zona dissestata sia dal lato strada che dal lato mare. Sono le frasi salienti che i vigili del fuoco hanno scritto al comune di Forio che hanno determinato il nuovo provvedimento di chiusura. La nuova ordinanza di interdizione totale della spiaggia di Cava dell'Isola, che giunge in piena stagione turistica creando enormi danni alle attività economiche che insistono in zona, è destinata ad alimentare nuove polemiche se consideriamo che nonostante il provvedimento sia stato emanato giovedì 19 giugno, due giorni dopo, e cioè sabato 21 giugno nel corso del Consiglio Comunale, nonostante sollecitato sull'argomento a gran voce dai consiglieri di opposizione, il sindaco Francesco Del Deo ha preferito ancora una volta tacere. Assurdo. E mentre Vito Iacono ha accennato alla petizione popolare a difesa di Cava dell'Isola sottoscritta da centinaia di cittadini, Domenico Savio nel suo intervento preliminare ne ha parlato per svariati minuti. Si addensano molte ombre sulla vita amministrativa del paese, elementi importanti sono stati portati alla conoscenza del Consiglio dall'intervento del consigliere Nicolella, ma ve ne sono altri. Ad esempio, io ho rivolto al sindaco un'interrogazione sulla vicenda di Cava dell'Isola, c'è stata una risposta insoddisfacente sotto tutti i punti di vista, l'amministrazione che non risponde. Ebbene, nonostante i consiglieri comunali di opposizione Vito Iacono e Domenico Savio avessero introdotto l'argomento e nonostante fosse stata già firmata la nuova ordinanza di chiusura di Cava dell'Isola, allo stesso modo di come fanno gli scolari quando vanno a scuola impreparati, il sindaco Francesco Del Deo per l'ennesima volta ha fatto scena muta, da non credere.